Invece. Adesso bisogna aprire un confronto con l'Europa a tutto campo, occorre aprire una grande stagione riformista europea, lo stiamo dicendo da tempo, e definire i fini dell'Europa. Ci auguriamo che l'Europa possa essere, come dire, un soggetto istituzionalmente forte, che possa reagire in una situazione economica non facile né per l'Italia né per la Germania, e su questo occorre ritornare ai fondamentali dell'Europa. Su questo la rischiosità dell'Italia, diciamo, non è uno degli elementi prioritari, il debito è sicuramente sostenibile, dobbiamo però puntare come Paese e come Europa sulla crescita per risolvere le due grandi questioni che abbiamo davanti a noi: ridurre e eliminare i divari tra persone, territori e imprese e riattivare l'ascensore sociale. Questa non è solo una questione italiana ma anche europea, occorre ritornare a quella che abbiamo chiamato la politica dei fini, darsi grandi obiettivi e essere coerenti. Su questo confidiamo che il Premier, relativamente al MES, possa chiaramente difendere la posizione italiana, che deve rientrare in termini armonici con tutti i paesi. Ma siamo convinti che tra Gentiloni, il Premier, come dire, il governo del paese, ci siano tutti gli elementi per difendere al meglio il paese.